Questa terza puntata di Mi Fai Virtuale, grazie al dottor Tieri potremmo focalizzarci su un altro aspetto molto interessante della, della realtà virtuale, ovvero la sensazione di incorporamento. Di che cosa si tratta Gaetano? Esattamente, grazie per la domanda Valentina. L'illusione di incorporamento è un altro effetto che la realtà virtuale ha sulle nostre percezioni, sulle nostre sì. cognizioni. E possiamo definirlo come uno dei, dei vantaggi esclusivi della realtà virtuale perché questo che cosa comporta? Utilizzando un visore del genere, ad esempio proprio in questa maniera qui, ma lo vedremo anche ad a brevissimo con degli studi, io indossando un visore del genere e guardando giù posso vedere il mio corpo che è sostituito da un corpo virtuale. Ecco che questa osservazione crea nell'osservatore la sensazione che il corpo che si sta guardando è il proprio corpo, quindi si può indossare il corpo di un'altra un persona. Grazie. Questo corpo può avere magari un sesso differente, posso indossare un corpo di una donna, posso indossare un corpo di, con la pelle di colore diversa, posso indossare un corpo che ha gli arti, eh, diciamo, deformati in qualche qual modo, oppure un corpo che ha delle parti invisibili. Ecco, sono tutti okay. esempi di manipolazioni <ride> che vengono utilizzati nei laboratori di psicologia e di neuroscienze. Quindi l'illusione di incorporamento, così come l'illusione di presenza, è uno degli effetti che la realtà virtuale ha sulle nostre quindi, percezioni e cognizioni. Questo ci apre una strada fondamentale per la ricerca scientifica, perché non solo ci permette di capire quelle che sono, tra virgolette, le basi neurali della nostra rappresentazione del corpo, perché andare a studiare come il nostro corpo, come il nostro cervello, elabora e percepisce il nostro corpo, è difficile farlo nella realtà perché il nostro corpo è sempre qui, quindi è difficile poter andare a vedere un cervello che non ha un corpo, certo. ma possiamo farlo nei casi clinici, ad esempio persone che in base a un'amputazione non hanno più un arto, ecco che il loro cervello nella parte che controllava ad esempio immaginiamo il piede, una persona che in base so, a per diabete ha dovuto amputare la gamba, fisicamente la gamba non c'è più, a livello del cervello l'area del piede c'è ancora, quindi possiamo utilizzare questi casi clinici per andare a indagare quelli che sono diciamo, i sistemi cerebrali che sono deputati all'elaborazione del corpo. Quindi casi clinici, ma la realtà virtuale ci permette di farlo anche con persone sane, quindi senza disturbi né neurologici né fisici. Possiamo creare l'illusione di essere amputati, possiamo creare l'illusione di, di avere arti più lunghi, pelle di colore diversa e quant'altro. E gli scopi non sono soltanto di ricerca di base, ma possono essere anche scopi riabilitativi, sì. neuroriabilitativi. Sì. Quando una persona è amputata spesso e volentieri ha questo dolore che si chiama il dolore dell'arto fantasma, mi fa male il piede che non ho più. Sì. Ecco che ci sono diverse eh, strategie mh, di approcci terapeutici, ma con la realtà virtuale ecco che viene abbastanza intuitivo capire che noi possiamo indossare un corpo che la gamba ce l'ha ancora. Ecco, quindi già questa visione, eh, in Qualche qual modo agisce in maniera positiva su queste percezioni negative di questo dolore dell'arto fantasma, e, ma non solo per quanto riguarda gli amputati, ma anche per altre tipologie di disturbi della rappresentazione corporea e culturale. So, infatti, di un vostro studio anche sui disturbi alimentari, quindi come il corpo viene percepito diversamente da quello che poi realmente è. In qualche modo, la realtà virtuale aiuta a mettere insieme una percezione reale a partire poi da un corpo virtuale. Esattamente, si tratta di uno studio che abbiamo fatto sì. in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia di Sapienza, in cui abbiamo utilizzato la realtà virtuale per andare a far indossare dei corpi che avevano una dimensione diversa dalla propria dalla dimensione del proprio corpo, eh, però, no. quindi più grassi o più magri. Nello specifico lo abbiamo applicato a un gruppo di pazienti affetti da anonimia un nervosa, queste persone hanno la sensazione di sentirsi più grasse, anche quando in realtà non lo sono, ecco che utilizzando la realtà virtuale fargli indossare corpi più grassi o più magri, Può avere un effetto per ricalibrare l'immagine corporea. Ovviamente non è così semplice, perché in questi casi diciamo, l'equip terapeutica comprende lo psicologo, comprende lo psichiatra, ma ecco che utilizzando anche questa tecnologia, diciamo, possiamo avere, eh, può essere un supporto promettente sicuramente per il futuro. Ma ho una domanda un po' specifica. Come si costruisce un avatar? Appunto, stiamo parlando di corpi virtuali che uh, possiamo indossare. Che cosa avviene proprio praticamente per costruire un corpo virtuale? So che questo è proprio diciamo, l'ambito specifico poi della tua, della tua azione all'interno dei diversi laboratori con cui collabori. Esattamente. E, diciamo, è una parte divertente quella della modellazione 3D, quindi ci sono sia già diversi software che hanno dei corpi virtuali già realizzati. Noi nello specifico spesso e volentieri realizziamo corpi ad hoc, ad esempio si prende la misura della persona che si vuole poi immergere nella realtà virtuale e si fa un corpo, si modella un corpo che ha stessa dimensione, stessa posizione. Quindi io ad esempio sono seduto e vedrò un corpo che avrà la stessa dimensione ed è seduto nella stessa maniera. Quindi si utilizzano questi software di modellazione 3D, dopodiché questo modello 3D entra dentro il visore, dentro la cave e quant'altro e quindi l'utente può vederlo e noi andiamo a indagare come risponde il suo corpo, il suo cervello a questi, a questi stimoli. Abbiamo anche visto che l'illusione di incorporamento non si... Rudimenta soltanto alla sensazione di avere il corpo, ma anche agli stimoli che arrivano sul corpo. Ad esempio, posso avere la sensazione di essere toccato sulla mia mano virtuale, quando in realtà il tocco non esiste, ma le persone che fanno questa esperienza con buona probabilità riferiranno la sensazione vicaria di sentire questo tocco, così come la sensazione spiacevole di vedere una siringa che esatto. si conficca nella, nella esatto. mano. Ecco, anche questo vedremo, vedremo a breve eh, nell'esperienza con la realtà virtuale. Eh, adesso lasciamo anche tutto uno spazio a degli esperimenti, quindi grazie mille, Gaetano, e ci vediamo alla prossima volta. Grazie a te, Valentina, grazie ovviamente di nuovo per l'invito, e grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ok Laura, allora hai indossato adesso il visore, ti trovi in un ambiente, se guardassi intorno a te cosa vedresti? Allora, vedo una stanza con una finestra, un divano, si sono davanti a un tavolino con un'altra persona davanti a me. Ok, e, e se guardi giù? Giù c'è la mia mano, e la sedia, sono su una sedia, seduta. Ok, quindi il tuo corpo è virtuale in pratica? Sì. Ok, allora quello che ti chiederò adesso, questo è un esempio dimostrativo di quello che dicevamo poco fa, ovvero dell'illusione di indossare il corpo di un'altra persona. Adesso ti chiederò gentilmente di puntare il naso verso la tua mano, la mano virtuale, ok? Ti farò vedere alcuni stimoli. Questi stimoli possono essere uno stimolo minaccioso, quindi magari una siringa che appare e si conficca nella mano virtuale, oppure una carezza che appare e accarezza la mano virtuale. Non succederà nulla nella realtà, quindi non aver paura perché si tratta soltanto di stimoli virtuali. Questo mm -hmm. è giusto per farti avere la sensazione che si ha nella realtà virtuale quando uno stimolo si approccia al nostro corpo. Mm -hmm. okay? ok? Allora ti farò vedere come prima cosa una carezza. Ok, te la faccio rivedere. Mm. Che sensazioni ti elicita? Eh, molto piacevole. <ride> molto piacevole, sì. Hai la sensazione per caso di essere toccata? Eh, sì, sento, <ride> sento proprio il tocco su quella parte della mano. <ride> molto bene. Adesso ti faccio vedere invece la controparte spiacevole. Quindi vediamo che succede se vedrai una siringa come questa. Te la faccio rivedere. Quali sensazioni hai se volessi descrivercela? Eh, di... Eh, diciamo mi verrebbe voglia di allontanarmi, ecco. Okay. Hai la sensazione che la siringa si conficchi nella tua mano? Sì. Hai. Sì, sì. sì. Ok, dato che hai visto già troppe siringhe sulla tua mano virtuale, diamogli una carezza. Esatto. <ride> ok. Ecco, le stesse cose le puoi vedere anche sulla persona che c'è di fronte a te. Quindi puoi vedere questa persona che fra pochissimo, ecco qui, verrà accarezzata, te lo faccio rivedere. Ok. Oppure punta dalla stessa siringa che avrebbe punto la tua mano. Quindi ecco, con questo semplice studio possiamo mettere a confronto le risposte fisiologiche che vengono elicitate quando questi stimoli piacevoli o spiacevoli vengono eh, visti sul tuo corpo oppure sul corpo di un'altra persona. Quindi diciamo entriamo nel campo dell'empatia.